Il biografo di Meghan Markle Omid Scobie è entrato nella fila del balcone del Platinum Jubilee in uno sfogo di 800 parole. L'editoriale di Scobie intitolato La regina merita di meglio per il suo giubileo che ossessionato dai drammi familiari è stato pubblicato online martedì. Viene prima delle celebrazioni del giubileo di platino del monarca a giugno, durante le quali i membri della famiglia reale si uniranno alla regina e ai reali più giovani su un balcone a Buckingham Palace per Trooping the Colour, mentre sono assenti per Trooping the Colour. I membri della famiglia reale non lavoratori come Harry, Meghan e il principe Andrew saranno invitati a eventi tra cui un servizio di ringraziamento presso la cattedrale di Staple. Nell'articolo, il signor Scobie descrive la decisione su chi non apparirà sul balcone come clamore, aggiungendo che la notizia di invitare solo i reali che lavorano non dovrebbe essere una sorpresa per alcuni. Ha sottolineato la decisione del principe Carlo di limitare i membri della famiglia ad apparire sul balcone alla fine delle celebrazioni del giubileo di diamante della regina nel 2012. Il signor Scobie ha aggiunto che le sistemazioni del balcone del giubileo di platino risolvono il dilemma di tenere a bada il principe Andrea, ha scritto, S. Orsis dice che il principe Andrew era ansioso di stare al fianco di sua madre durante una scena così toccante e comprensiva. Invece, l'immagine appropriata presentata il 2 giugno è una formazione di membri della famiglia che lavorano part-time e a tempo pieno che sono tutti responsabili della continuazione dell'eredità della regina oltre il suo regno. Per me ha senso, ha continuato suggerendo che l'omissione di Harry e Meghan dalla formazione del balcone è stata presentata come un affronto ai Sussex, aggiungendo che le storie sulla coppia drammaticamente tagliate, probabilmente sarebbero sembrate credibili ai lettori dei tabloid. Il signor Scobie, citando una fonte anonima, ha spiegato che il duca di Sussex aveva detto in precedenza che lui e sua moglie volevano prendere parte agli eventi del giubileo, ma erano meno entusiasti di apparire sul balcone.